ho ingrandito il font, si vede meglio? Bene. Allora, dove eravamo arrivati a stimare la shockwave da Cisarco? Bene, avevamo detto che il file parte sembrando l'intestazione, data e ora, che li dobbiamo specificare in base alla data di inizio e la data di fine che abbiamo nei dati, ok? Dopo qua sono tutte le componenti che vanno a leggere, temperatura dell'aria, umidità relativa, DEM, eccetera. Qua andiamo a dare quelle specifiche che dicevamo prima, quindi il nome e il formato del file dati, l'ID, la data di inizio e la data di fine, il timestamp e il no value. E qua l'avevamo cambiato in 0, diciamo meno 999. Qua è tutto commentato. Voi sapete che in OMS per commentare c'è il doppio slash, doppia barretta. Qua è tutto commentato. Perché è tutto commentato? Perché noi l'unità relativa in questa stazione non l'abbiamo. Okay. Quindi lui si prende un valore di default che è lui e basta. Perché appunto qua non abbiamo, cioè la stazione proprio non ha qualcosa che la possa misurare, quindi semplicemente non ce lo mettiamo. Qua andiamo a inserire come prima il DEM, il file DEM, il file dello SkyView fatto, e quello delle stazioni meteo. Di nuovo la struttura del file è esattamente quella di prima. Sono cambiate alcune cose, che cosa sono cambiate? Il tipo di stazione, il nome della stazione, il tipo di dati, eccetera, eccetera. Quindi, in questo caso qua, per esempio, rispetto a prima, è cambiato ID. Qua era ID maiuscolo. Qui è ID minuscolo, semplicemente perché nel nostro file è segnato come ID minuscolo, probabilmente. Come prima, qua gli diamo la data d'inizio, gli mettiamo vero, perché stiamo lavorando con i dati a scala oraria e non più giornaliera. Qua abbiamo sempre i tre parametri di prima. Che potete lasciare così, perché qua vengono da articoli, vengono dalla letteratura, si possono tenere così, oppure potete provare a cambiarli e vedere cosa succede. E poi sempre i file di uscita dalla radiazione diretta diffusa e al top dell'atmosfera. Ok? Quindi l'unica cosa che cambia in nel file per l'ISARCO e quello della Lockley è proprio cambiano i tipi di dato che prende dentro. In uno c'è l'unità relativa, ci sono molti più dati, nell'altro invece c'è solo la temperatura. Allora, che file ci rimane da giusto, adesso andiamo da guardare quelli per la Lockley. Adesso andiamo, quindi abbiamo, diciamo, stimato quella che è la radiazione solare che arriva alla superficie, quant'è quella diffusa, qual è quella al top dell'atmosfera, eccetera. Però noi vogliamo stimare alla fine la radiazione netta, quindi quanto arriva dal sole, quanta ne viene emessa, quanta viene diffusa, eccetera. Quindi noi vogliamo andare a vedere il bilancio alla superficie. Ok, quindi adesso dobbiamo andare a vedere come cambia la
long wave, ok? L'onda lunga. Anche in questo caso l'intestazione è sempre la stessa, ma non ve lo ripeto più perché secondo me dovreste averlo capito. Le componenti che entrano in gioco in questo caso qua sono diverse, quindi c'è la temperatura dell'aria, stiamo lavorando sempre sulla quindi è quella dove abbiamo una stazione che però misura più dati. Infatti abbiamo la temperatura dell'aria, l'umidità relativa, il C, ok, che è il clearness index, e dovrebbe essere sempre qua nei dati. No, esatto, questo qua lo andiamo a stimare. Dopo vi faccio vedere come si ottiene questo qua. Infatti quando andiamo a leggere i dati abbiamo sempre tutti i valori di prima, quindi temperatura dell'aria, umidità relativa e il CI. Il CI si ottiene con questa componente qua, che è il CIS. Cioè ci indica quanto è pulito il cielo essenzialmente, quanto è chiaro. Per far questo come si fa? Essenzialmente si calcola facendo il rapporto tra la shortwave misurata al suolo e quella che arriva al top dell'atmosfera. Ok? Faccio questo rapporto qua. Quindi per la logwave vado a prendere il file della shortwave che arriva alla superficie, quella che c'è al top dell'atmosfera, che sono poi quelle che ho ottenuto prima. Ok? Sono top atmosfera, questa qui, e poi invece questa qui è quella misurata. Ok? Perché in questa stazione qua avevamo qualcosa che misurava la radiazione. Quindi faccio il rapporto tra la radiazione misurata al suolo dalla stazione e quella top dell'atmosfera. Se sono uguali, il rapporto è 1, ovviamente, e quindi vuol dire che tutto quello che è arrivato top dell'atmosfera è arrivato per terra. Quindi vuol dire che il cielo è molto pulito e non c'è quasi niente che ostacola il cammino della radiazione. Se invece c'è il cielo che è molto sporco perché ci sono inquinanti, c'è aerosol, vapore acqueo, quello che volete, questo rapporto sarà più basso, sarà magari di 0,5 per dire. Vuol dire che della radiazione che arriva al top dell'atmosfera solo metà arriva per terra. Ok? Quindi essenzialmente questa componente qua ci calcola questo indice e ce lo va a salvare come CI.CSV. Ok, che dopo viene letto dalla componente per la longwave. Ok? Dopo i dati sono sempre quelli, c'è sempre lo SkyView, il file umidità relativa, il file dell'aria, vengono sempre dati tutti in input, ricordandosi che a scala oraria bisogna utilizzare un timestamp di 60, a scala giornaliera di 60x24. Ok, e questi parametri qua, anche questi qua sono parametri essenzialmente del modello. Ok? Cioè del modello che è questo qua sotto. Viene utilizzato un particolare modello che si trova in letteratura per la stima della long wave, perché essenzialmente è un problema molto difficile, nel senso non è un problema preciso, quindi ci sono vari modelli con vari parametri. Tra tutti noi abbiamo scelto il modello
6, che però non mi ricordo il nome del modello, che ci deve essere scritto comunque sull'articolo di Formenta, che dovrebbe aver caricato la Maria Laura sempre qua sopra. Vabbè, comunque lo trovate sicuramente su internet o dal prof, visto che è uno degli autori. E quindi questi primi tre parametri li lasciate fermi così. Questi qua invece sono il livello di emissività epsilon della superficie, che è 0,98, quindi se scelgo una superficie che emette molto, ok, che è quasi 1, perché quindi emette quasi il 100% della radiazione che evidentemente gli è arrivata. E poi sì, sono sincero, questi due valori qua non mi ricordo cosa sono, perché me li aveva spiegati Maria Laura, me li ero segnati, però adesso non me li ricordo. Me li faccio ridire e ve li spiego martedì. Perfetto. Quindi in definitiva il nostro file che cosa va a fare? C'è la nostra componente. Ci va a salvare in due file, uno da welding e l'altro a welding, la radiazione onda lunga. Ok, la welding è quella che va verso l'alto, da welding è quella che va verso il basso. Okay? Quindi è la radiazione ad onda lunga che dall'atmosfera va verso il basso, quindi va verso la superficie. La welding invece è il contrario, quella che dalla superficie va verso l'atmosfera. Non ti vedo convinta. Ma vabbè, se avete qualche domanda, fatele, non preoccupatevi. Ok, la stessa cosa si può fare per l'isarco. Il file è sempre impostato alla stessa maniera, quindi data di inizio e data di fine. I dati in input sono gli stessi che abbiamo utilizzato per la shortwave dell'isarco, quindi c'è la temperatura di questo file qua, IS isarco underscore temperatura. L'umidità relativa non l'abbiamo, quindi non c'è, e non c'è neanche la CI, cioè clearness index. Perché? Perché banalmente non abbiamo dei valori di radiazione misurata alla stazione, e quindi non ci possiamo stimare questo indice. Ok? Questo qua verrà preso uguale a 1, cioè verrà di default, se non ci sono dati, si considera il cielo completamente pulito, quindi il clearness index uguale a 1 e basta. Ok, quindi questi due paragrafi, diciamo, i parametri vanno tutti commentati e non vanno toccati. Anche qua ci sono i parametri che sono sempre quelli del modello, sono esattamente quelli di prima. L'emissività è sempre quella di prima. E questi due valori qua si erano legati, penso, proprio al clearness index. Adesso me lo faccio spiegare a modo, il martedì quando ci vediamo a lezione, insomma, che c'è anche il prof, te lo spiego. Magari li commentiamo e ve li mettiamo online, insomma, li scaricate, vedete per essere scritto di fianco. Magari vi commentiamo anche gli altri parametri se volete, in modo che così avete, diciamo, tutto scritto. Basta, dopo anche qua va a salvarsi le due componenti da welding a welding per onda lunga dell'isarco. Qua, esatto, anche qui vedete che dei dati che va a scrivere in uscita, c'è sempre temperatura dell'aria, temperatura del suolo,
di nuovo qua sono commentati che cosa? Il valore alimentare relativa è del VR syntax per quando ce l'abbiamo. Ok? Adesso che abbiamo quasi finito, vediamo se ci sta. Ci manca l'ultimo che è la lettera di mission. Questo qua che è l'ultimo file, che cosa va a fare? Va a fare il bilancio, ok? Quindi va a vedere qual è la radiazione netta al suolo. Sempre data di inizio, data di fine. Qua ci sono le componenti in input, cioè ho la radiazione diretta, la radiazione onda lunga da un welding a welding, la radiazione diretta, questa qua è quella shortwave, quella che arriva dal sole, e dov'è che li siamo andati a prendere questi dati qua? Dalla cartella di output, ok? Perché questi qua sono i parametri, sono i valori che abbiamo ottenuto facendo girare gli altri modelli, cioè le altre componenti prima di questa qua. Quindi se io vado in output, se andate a guardare la cartella output della cartella Esarco, avete tutte le componenti che siamo calcolati prima, quindi diffuse, diretta, da welding, questa qua sarà quella che otteniamo adesso, la lettera emission, quella al top dell'atmosfera e la welding. Quindi appunto si va a leggere questo file qua in ingresso, radiazione diretta, downwelling, upwelling, e semplicemente va a calcolare la radiazione netta, va a fare il bilancio, ok? Qua si prende un valore di alfa, di albedo, e semplicemente va a fare il bilancio. Ok? Quindi questo grosso modo è tutto, nel senso abbiamo visto tutto, sicuramente ci saranno dei dubbi, se li avete veramente chiedete, vi ho lasciato l'altra volta il mio indirizzo email, adesso ve lo riscrivo, se avete bisogno potete scrivermi, se non volete andare a ricevimento dal prof, una volta volete venire da me, spero di potervi aiutare, però ditemelo prima perché non so quando ci sono in ufficio. Thank you.